Presentazione quest'oggi, abbiamo l'alto onore di avere qui con noi l'avvocato Vittorio Del Vecchio, ecco, per presentare la Fondazione Vastano, questa fondazione che mira a sostenere i ragazzi e le ragazze ovviamente, meno ambienti, che vogliono proiettarsi nel mondo della cultura, dell'arte, della storia, ma anche dello sport e quant'altro. Non è affatto un onore vostro, ma è un mio grande privilegio, quello di presentare la Fondazione, che la cui nascita è dovuta a un mio caro amico compagno di scuola, il dottor Salvatore Vastano, deceduto, il quale nella sua vita ha aiutato tante coppie ad avere dei figli, ha preso tanti neonati e mi disse che voleva lasciare un segno in favore di quei bambini bisognosi appartenendo a famiglie disagiate, avendo handicap fisici oppure psichici, e comunque ragazzi che eccellono nello studio, nelle attività artistiche, in quelle sportive, per aiutarli ad avere una vita migliore. Quindi, ecco, anche per far intendere al nostro pubblico, quando ci ascoltano, si mira a cosa? Ecco, un ragazzo che vuole proiettarsi nel mondo della musica, però non può... Sì. Ecco, questa domanda me l'aspettavo ed è giusto che sia stata fatta. Noi non è che vogliamo elargire denaro dando dei soldi che poi non sappiamo che fine faranno. Noi vogliamo dare, per esempio, a un ragazzo che eccelle nell'arte della musica, il violino, magari uno Stradivari, ma un violino, o chi ha bisogno di una sedia a rotelle, o qualcuno che per comunicare ha bisogno di sussidi elettronici, oppure qualcuno che ha bisogno di frequentare particolari corsi e noi pagheremo le relative rette, oppure ancora gente, ragazzi che hanno bisogno di essere avviati al lavoro, specialmente nei mestieri tradizionali di cui oggi abbiamo tanto bisogno, e noi siamo pronti a sostenerli in questi corsi di formazione. Quindi in breve, adesso questa mano, cosa avviene esattamente? Verrà pubblicato un bando, verrà echeggiato un bando? Questa mattina io presenterò la fondazione alla città e spero anche alla stampa ovviamente, e mio figlio che è il vicepresidente vi illustrerà in dettaglio il bando e le modalità di poter usufruire di questi contributi. Voglio anche sottolineare che la fondazione, la nostra fondazione, non ha una grande struttura e comunque non è una struttura onerosa, perché la sua gestione è affidata al servizio, al volontariato di amici che fanno parte del consiglio di fondazione, come il professore De Caro, conosciuto da tutti quanti, il professor ingegnere Adolfo Senatore, l'attuale assessore alla finanza Antonella D'Ascoli, cioè tutti amici che volontariamente offriamo il nostro contributo e l'esperienza professionale per far decollare questa fondazione. Qui dall'avvocato proprio Vittorio Del Vecchio al figliolo Giovanni. Ecco, come si accede poi per poter fruire di questi sostentamenti, questo sostentamento, di questo aiuto ai giovani? Sì, oggi emaniamo un bando pubblico dove sono delineate non solo le aree di interesse, l'ambito su cui si muove la fondazione, ma anche le tipologie di intervento, le categorie dei destinatari che sono ammissibili a contributi. Naturalmente si presenta una domanda presso la sede della fondazione, una domanda a mezzo posta, il consiglio di amministrazione della fondazione Salvatore Cornelia Vastano valuterà la domanda e discrezionalmente, a giudizio insindacabile, consiglio di amministrazione, si valuteranno i presupposti, perché il minimo, la base diciamo comune è quella del disagio economico, quindi le condizioni di reddito naturalmente certificate. Dopodiché per riguardo alla categoria ad esempio dei minori che hanno talento o eccellenze nel settore dello studio artistico o sportivo, naturalmente l'associazione o l'ente certificherà anche queste qualità e sulla base di queste certificazioni, di comprovata documentazione, poi noi valuteremo le domande e erogheremo i contributi. Contributi non solo economici, perché esistono anche strumenti tecnici, faccio ad esempio anche strumenti musicali per un talento dove il conservatorio ci certifica grandi qualità, noi possiamo anche provvedere a comprare ad esempio lo strumento musicale. Quindi cose molto semplici che vanno nella direzione di un sostegno
non solo sanitario ma soprattutto sociale, anche di crescita, diciamo, del minore in questa fase particolarmente delicata. Possiamo indicare dove è la sede della fondazione? La Parco sede, Beethoven? Parco Beethoven, viale Guglielmo Marconi 55. E volevo ancora dire, esiste un sito www.fondazionesavastano.it dove si può accedere a tutte le notizie, ivi compreso il bando, dove ci sono anche riconoscimenti, perché la fondazione ha un duplice riconoscimento dalla Regione Campania, ci sono dei decreti dirigenziali che la riconoscono come ente con personalità giuridica privata, e c'è anche l'iscrizione nel registro anagrafe delle Ollus, e questo si può trovare nel bando. In ogni caso, per qualunque tipo di informazione, delucidazione sul contenuto del bando, c'è anche un indirizzo di posta elettronica attivato oggi, info@fondazionevastano.it, dove si possono chiedere tutte le informazioni utili.